Buongiorno e benvenuti alla redazione del TGNet. Quattro persone sono state arrestate a Catania per pedopornografia e violenze su minori. Il gruppo, scoperto dalla polizia postale delle comunicazioni, agiva su una rete invisibile e gli indagati, che sarebbero poco meno di una decina, compresi i quattro arrestati, sono accusati di produzione, commercio, divulgazione e detenzione di materiale pedopornografico, ma anche di abusi su minori di età inferiore a 10 anni. Le violenze sessuali sono infatti quelle realizzate per creare le immagini che poi venivano immesse su internet. Al momento sono due le vittime accertate, si tratta di un bambino e di una bambina. Si sono svolti nella chiesa di San Michele Arcangelo a Palermo i funerali di Gabriele Scalia, ovvero il ragazzo di 17 anni morto sabato nello scontro tra la sua moto e un'auto in piazza Croci. Nelle ultime ore sono stati numerosi messaggi su Facebook di amici e compagni di scuola ancora increduli per la morte del ragazzo. Scalia frequentava infatti il quarto anno al liceo scientifico Cannizzaro. Un uomo di 42 anni, Nicola Ferla, è stato ucciso la notte scorsa a colpi di arma da fuoco a Floridia, in provincia di Siracusa. Il cadavere è stato trovato nella sua auto intorno all'1:30 in via Papa Giovanni XXIII. A Floridia ieri era stata giornata di festa per le tradizionali manifestazioni dell'Ascensione e non è escluso che il killer abbia agito durante i fuochi d'artificio per tentare di coprire il suono degli spari. Oltre 5 tonnellate di materiale infiammabile trasportato senza gli adeguati permessi è stato sequestrato dalla Guardia di Finanza nel porto di Palermo. Era su una motonave proveniente da Genova. I sigilli sono stati messi su 5 pacchi con inchiostro da stampa di circa 5 tonnellate e su altri 27 imballaggi che contenevano invece accendini e ricariche di gas infiammabile per un totale di quasi 300 kg. Si sono svolti questa mattina ai cantieri culturali della ZISA di Palermo i funerali laici di Francesco Renda, professore emerito di storia moderna dell'università. Lo storico si è spento nella sua casa, nel capoluogo siciliano, era nato a Cattolica Eraclea, in provincia di Agrigento, 91 anni fa. Storico di formazione marxista, tra le sue opere gli studi sui fasci siciliani e anche la storia della Sicilia in 3 volumi. Renda fu anche per un periodo parlamentare siciliano con il Partito Comunista e senatore per 4 anni prima di tornare a insegnare all'università. Dopo la retrocessione, il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, si prende la responsabilità del ritorno in Serie B. Purtroppo ho fatto l'errore più grande da quando sono nel calcio, sostituendo Sannino con Gasperini dopo solo 3 giornate, ha detto il presidente del Palermo, che continua. La Serie B non è un inferno da un punto di vista refinanziario. Penso che non succeda un granché, sto già programmando la nuova annata. Gli stipendi, conclude Zamparini, andranno comunque rivisti. Il tesoretto di 15 milioni garantito dalla Lega per le squadre retrocesse vale moltissimo, spiega ancora il presidente. Comunque faremo altri investimenti. Questa per il momento era l'ultima notizia del TG. Tra gli appuntamenti con la redazione del TG Med, vi ricordo quello delle 13:35 con il telegiornale. Dopo.